Sei pronto? Pronto di fronte? Sì, così io ti faccio anche, ti inquadro, perché poi nei titoli. Aspetta, devo fare la luce un attimo. Quindi mi ti posso sedere qua? Mi posso sedere? Così o con le spalle che si vedono i faraglioni? E mettiti qua, va. Ma qui no, minchia, qui era perfetto questa cosa qua. Sto cercando l'inquadratura giusta ma non la trovo. Ed è veramente un casino quando succede questo. Ok, ci sei. Penso che dovremmo arrivarci. Ok. Ero venuto qui per parlarti di una cosa che ti parlerò dopo, successivamente. E a un certo punto ho detto, e che cazzo, ma io posso fare interviste anche a Salvo. E quindi Salvo, l'hai messo dietro l'obiettivo. Salvo, anzi, che mi, davanti. Salvo che mi conosce, che sa tante cose di me, che ne ha vissute con me di cotte e di crude, che... Senti, questo film parla del trasloco. Ma che meraviglia. Nell'83 divento padre. Pur lavorando già dal 78 nel teatro, in cinema, e quindi la mia vita, vuoi non vuoi, cambia binario. E infatti ho una seconda figlia, ma dopo un anno e mezzo mi separo. E incomincio, anzi veramente lo fa la mia ex moglie, mi prende tutte le cose che avevo io, eccetera, eccetera, le mette in 20 scatoloni e me le spedisce a casa di mia madre. Ok? La tua ex moglie questa? La mia prima ex moglie. Poi mi sono risposato e mi sono riseparato e ho fatto altre scatole, che ho lasciato sempre a casa di mia madre. Poi cosa è successo? È successo che io mi sono trasferito parecchi anni a Roma e le cose che avevo raccolto prima, le cose che avevo raccolto dopo, eccetera, eccetera, le ho messe tutte in un deposito con qualcosa ancora rimasto a casa di mia madre. Finché ho trovato casa, perché sono ritornato a Catania. Ho trovato casa e quindi ho aperto gli scatoloni. Tutti? Tutti. Finché nel 2008, durante la prima crisi con la mia seconda moglie, con la quale, oltre a due figli che ho avuto con la prima, ne ho altri due, incomincio a chiedermi, ma io che sono andato a fare? Qual è la mia missione in questa terra? Che sono venuto a fare qui? Che cosa voglio fare? Qual è la mia vocazione? La mia vocazione è la fotografia e il cinema. Come ci arrivi? Chi sei? Hai 50 anni. Chi cazzo sei? Chi ti ascolta? Chi mi ascolta? Chi mi ascolta? Certo. Non avendo professionalità nel campo, certo. È bella tosta, no? Come puoi immaginare. Bella tosta, no? Certo. Ok. Sono tornato alla improvvisazione. Al sentimento. Io incomincio a filmare questa roba. Allora, sono qua. Va bene, va bene, va bene.
lasciati guidare dalla tua improvvisazione e comincia a fare delle interviste parlando proprio degli scatoli, del trasloco. Quanti traslochi hai fatto nella tua vita? Parliamo di traslochi di che genere? Traslochi non ho fatto mai, è inutile che gli devo dire sì, ho fatto traslochi, mai, nella mia vita mai. Non lo so, nella scatola ci può essere qualsiasi cosa, le tue speranze, il tuo vissuto, il tuo passato, il tuo futuro. Ma soprattutto, siccome tutte le persone che ho visto finora sono tutti uomini, io escludo la donna e dedico questo film all'uomo. Bravo, bravo, perfetto. Ok, bellissimo. Ok, bellissimo. Ok, intanto preparatevi tutti. Faccio questo materiale, dico, però io vorrei che il collante di tutto fosse una sonnetta teatrale. No, se, no, non ti devi, non ti devi muovere, perché se ti muovi abbiamo concluso niente. C'è questa azione, ok, anche con cambi scena, assolutamente di giorno e all'aperto. Certo. Può essere un ambiente di sabbia, può essere uno spiazzo, può essere un crocevia, dove io ti filmo come regista. Ma io mi metti in subbuglio e in imbarazzo, perché proprio non so che. In questo momento non so. Partito! A più bella poesia si tu vita mia, regalandomi gioia, amore e felicità. Non basta una vita sana per tu dirigere, se tu l'amore tu sia felicità. Eternamente noi, simma una cosa sola, o bene contro male, l'amma vinciute noi, eternamente noi, non libro fatte bene, sta pagina d'amore, la vimma scritta insieme, radio. L'amore senza fine. Prossima persona, grazie. Dobbiamo correre, siamo in ritardo di 20 minuti. Accomodi. Attenzione. Ciao. Silenzio, grazie. Motore. Azione. Benvenuto. Grazie. Allora, senti, l'autore di questo lavoro ha nascosto per tantissimo tempo delle idee e delle improvvisazioni in uno dei infiniti scatoloni che ha utilizzato nei suoi traslochi. Ora vuole fare riemergere, vuole fare rivivere queste idee, queste improvvisazioni, utilizzando la tematica del trasloco e alcune tematiche ataviche della vita. E poi, attraverso i personaggi che faranno parte di questo lavoro, tu sarai uno di questi personaggi, capiamo insieme qual è quello che veramente ti si addice. Ora, ti farò delle domande per capire tu come ti poni rispetto ad alcune tematiche di questo lavoro. Qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, qualsiasi problema tu abbia, basta che schiocchi le dita, così. Perfetto. Allora, che cosa ti fa pensare di essere qui adesso? Ma sicuramente è una sensazione che in qualche modo si ricollega al termine trasloco che hai utilizzato poco fa. Nel senso è quel senso di andare verso qualcosa di in parte o del tutto ignoto, partire da una condizione di partenza conosciuta, però per andare da qualche altra parte.
Qui sostanzialmente ho un po' la stessa sensazione. Sono partito da casa mia stamattina, ma non sapevo a cosa andavo incontro. Però la curiosità è ciò che mi ha spinto e credo che sia un aspetto fondamentale della nostra natura umana. A destra o a sinistra? Cosa? In generale. In generale a sinistra. A sinistra? Sì. No, diciamo, se dovessi partire, cioè io parto. Sì. Vai a destra, a sinistra o dritto o alle spalle? O torni indietro? No, indietro mai. Indietro mai. No, se è per strade da prendere, no, non ti posso dire sinistra o destra, è come capita. Ma indietro mai, di solito. No, mai. Faccio questo mestiere da tanti anni. E quando io me la sono conservata questa idea di intervistarla, da due anni, si rende conto? Perché uno che dice ha un obiettivo, l'obiettivo è devi accarezzarlo e conservarlo. Bravo. Poi se ci stai magari 10 anni, un anno, domani, è lo stesso. Ma se noi partiamo oggi, arriviamo mai, fra 10 anni. Mai arrendersi. No, non esiste. Mai, mai, mai. Non esiste, le persone che si arrende non ha carattere. Sono le colonne, la cucina è la prima a destra. Qua. La metti tutta la mano qua, sono le colonne. Prendi la coperta a terra. Tieni la coperta qua, allora appena chiamava. Senti, che cosa ti fa pensare di essere qui adesso? Beh, io ho conosciuto il signor Greco. Il volume è un po' più alto. Sì, ho conosciuto grazie. 3 secondi, veloce sì. Veloce, il signor Greco, di cui mi ha chiesto gentilmente se volevo, ha detto la parola magica, trasloco. Mm. Siccome io ne ho fatti 12 nella mia vita e non tutti in Italia, so, capisco cosa vuole, forse ha lui nell'animo. Il trasloco è una cosa molto, non è importante traslocare, è perché tu è una cosa materiale, ti sposti, sposti le tue cose materiali. Però poi, dopo che hai spostato le tue cose materiali, vai a trovare gli amici di dove sei partito, quando li hai tempo, se ne avrai il tempo, la tragedia comincia lì, non è che se poi ti manca il libro o ti manca magari, che ne so, un oggetto particolare. Il trasloco è una cosa molto importante, è una cosa che ti cambia la vita, tante volte definitivamente. Ho dovuto aspettare 10 anni, perché alcune... molte cose che avevo in una casa arrivassero in questa dove abito. Solo dal 2010 ad oggi ho fatto ben 9 traslochi. Il trasloco ti mette davanti ad una scelta. In questa casa sono arrivate più di 200 scatole di cartone. Ecco da dove nasce tutto questo lavoro. In questo trasloco ho fatto spazio ed è entrato questo film e tanto, tanto altro. La facciamo correggere, la aggiustiamo, diciamo qualcosa, intonazione? No, sai, io direi, dirla come se... sai più di getto? Più di getto. Come farsi venire, aspetta. Sì. Come se vomiti. Come se vomiti. Sì. Così. Non sa l'intonazione. Senza nostalgia. Senza nostalgia. Ma niente, così. Tutto. Pochi mesi fa. Ma ce lo racconti com'è andata questo trasloco? È andata con tanta confusione. Raccontaci, facci vivere cosa hai fatto, la scelta, dove sei andato. È una scelta buona, è quella di andare da che e comprare dei cassettoni, dei box di plastica, suggerimento molto utile, nel quale si mettono tutto e sono a chiusura ermetica, possono resistere anche l'acqua. Potete mettere queste cose da parte e riprenderle quando volete. Quindi hai chiuso tutto in questi box di plastica? Sì, ed è rimasto ancora chiuso. Ok. Ah, che bello. Ho dovuto aspettare 10 anni per avere tutte queste cose che avevo dove abitavo prima. Dal 2010 ad oggi ho effettuato ben 9 traslochi e finalmente è arrivato tutto questo, perché
perché vedete che il trasloco non è una cosa da così passeggera. Caspita, ce ne vuole, ce ne vuole. Ed io in questo trasloco ho fatto rientrare non solo tutte queste cose, ma anche questo film. Questo film è tanto, tanto, ma tanto altro. Rifalla. Peccato, ti sei fottuto al finale. Va bene. Perché sei arrivato a questo trasloco? Ce lo puoi raccontare oppure anche questo è chiuso nella tua... La seconda che hai detto. È chiuso. È chiuso. Questo pensiero del trasloco che è chiuso perché rappresenta probabilmente un forte stress per te. No. No, cosa rappresenta? Un cambiamento? Sì, è un trasloco, un cambiamento, ovviamente. Ma non ci sono cose intelligenti da dire. Perché? Perché non ci sono. Diciamo che vedo il trasloco come una traversata, perché la traversata della... quelle le traversate che facevamo noi quando eravamo giovani, dal trekking alla nuotata a mare, eccetera, oggi la dobbiamo fare necessariamente con una famiglia. E quindi per me il trasloco non è solo un luogo fisico delle cose, ma uno spazio dove creare intimità e relazionalità con la propria famiglia. Io sono riuscito a stare 13 anni in tre case differenti, si può dire, senza traslocare. Cioè, piuttosto che traslocare, visto che lasciavo, tenevo sempre la casa precedente, era un modo per duplicare o triplicare le proprie cose. Infatti mi sono ritrovato per tanti anni a avere tre guardaroba, avere tre... qualsiasi cosa compravo, la compravo per tre. Io ci faccio trasere non solo tutte queste cose, ma magari un film. Sì, un film è tanto, tanto, tantissime cose ancora. Va bene. Non va bene. Marcello, no. Che dici? No, non va bene. Non va bene. Non va bene. Devi trovare un istinto. Questo è tutto attraverso la tua testa. Adesso faccio il drammatico. No, un istinto, una cosa meccanica. È una cosa meccanica. Io sono uno che conserva molte cose. Ha sempre un po' di remore a buttare le cose, perché in ogni cosa c'è un po' di storia di noi, no? Quindi anche delle cose, cioè no, chiaramente non conservo cose inutili, però una vecchia fotografia, un negativo, una diapositiva, uno scatolo, un libro, un quaderno, un appunto importante di un pensiero, sono tutte cose che mi piace conservare, i disegni dei miei figli, tutte queste robe qua io non le butto, le conservo, le metto nei cassetti, poi quando i cassetti diventano straripanti li metto nelle scatole, e chiaramente nei traslochi tutto questo mi ha seguito più volte. E io, a differenza di te, non ho ancora trovato quel momento in cui aprirò tutti gli scatoloni, quindi ancora non ne ho 100, però un po' di scatoloni chiusi ci sono. Le scatole si fanno perché non hai il coraggio di buttare la cosa, è molto più facile conservare una cosa che non buttarla, per cui fino a quando hai il posto dove tenerla, la conservi, ma è un modo per non prendere una decisione. Tanti siamo attaccati alle cose materiali, quindi ci tiene un trasloco, non si rompe. Quante volte diciamo tanto un trasloco, attenzione che si può rompere, attenzione a questo, siamo dimenticati qualcosa perché siamo totalmente attaccati alle cose materiali. E io penso che tutti noi abbiamo queste scatole, no? Queste scatole, io ce n'ho qualcuna, intanto me ne sono liberato, però c'è la scatoletta per dirti, no? Faccio vedere, tanto vedere. La scatoletta dell'India. Trasloco è un bel parolone, voglio dire, ogni volta a pensarci uno già si sente male, no? Però se si tratta di un trasloco, che ne so, degli oggetti di scena, tutto quello che appartiene a una compagnia diventa più interessante, perché sono tutti oggetti di scena, no? Un po' sacri, no? Allora, sono quello che ho fatto da pochissimo è voluto. Ho aperto scatole che ho deciso di riaprire dopo molto tempo, perché un poco nei miei spostamenti, nel mio viaggio, in altre fasi della mia vita, il riaprire continuamente le mie scatole era diventato quasi ossessivo. Quindi in questa fase la voglia di chiudere per molto tempo e riaprire adesso è stato importantissimo, e la cosa bella è che è successo poche settimane fa,
e mi è piaciuto rivedere e capire che comunque, a differenza di quello che pensavo, anche se prendo apparentemente, ho preso delle strade a cacchio, per non dire brutte parole, e in realtà il mio viaggio ha una sua coerenza, ma non per gli altri, per me. Certo, è molto associato all'arte, perché sono scatole un po' forse come te, che raccolgono cose, quindi per lo più disegni, che diciamo è la mia vita, ma poi scritture, diari, quaderni, foto. La mascherina, il manico di un pugnale, no? Un coltello d'avorio, eh? Una spilla, ma cose casuali così, no? Qui che c'è? Non so neanche io intanto che cosa c'è dentro. Ah, un bambinello di cera che si è rotto, no? Questo è, guarda, questo è l'elemento più strano, più assurdo. Questo è un manometro per la pressione, che quando stavo in Romania, che bucavo frequentemente, allora uno mi regalò questo manometro che aveva preso da un soldato tedesco nella guerra, dice: così ti controlli la pressione delle gomme. E questo, cioè, stronzate, no? Questo è il campanellino che c'era mio figlio quando era nato. Questo, il dito magico, no? Quello che fa sparire il fazzoletto. Che si mette in stronzate. Chi è che si prende la responsabilità di una scelta, ad esempio di un trasloco? Devi essere tu, altrimenti rischi di subirla. Tu ne hai fatti i traslochi? Sì, ne ho fatti un paio. Ed è stato un po' traumatico, in effetti. Però alla lunga ti appartengono. La rivoluzione è un trasloco? Lì c'è per prima cosa una rivoluzione mentale, perché credo che in un trasloco il diavolo non sia così brutto come si dipinge, perché poi alla fine si mette tutto nella scatola, è più un fattore mentale, è la preoccupazione di quello che si deve fare con quello che viene, perché oggi, grazie a Dio, con tutti i mezzi che ci sono, un trasloco si fa in poche ore. Poi siamo noi altri che essere come un riuso, un nemismo da cosa. Ecco, e qui in quale delle 250 scatole abbiamo messo quello spazzolino che in quel momento ci gioca? Quando vuoi, buona la prima, attenzione, azione! Ho dovuto aspettare tanto tempo, tanti anni, perché arrivassero queste cose. Ma ora arrivano, è dal 2010 che li aspetto. Che meraviglia! E fare un trasloco, non pensate che è una cosa di niente, eh? È una cosa mentale. E sì, perché è più difficile staccarsi delle cose che uno aveva che ir a trovare chi di nuovo. E io da sto trasloco che sto facendo ora, ci faccio trasere tutte cose e magari sto film. Non solo sto film, e tantissime altre cose. Tunnano! Ridi! avanti un altro, grazie. Grazie. Avanti un altro. Grazie. Pronto, levate e sgomberate il set. Chi è l'altro? Sta cosa ce l'abbiamo avanti e poi vediamo com'è il posto, vedremo di quei punti che gli avevamo riconosciuto cosa gli possiamo, cosa è effettivamente valido. Lorenzo, cos'è la bellezza? Quel che ti piace.
in generale. Ma questo è molto in generale. Infatti, per te? Per me è quello che ti fa stare bene. Ma questo palazzo, questa arte, questa storia, questa cultura ti fa star bene? Diciamo che mi dà... Pesce poi? Perché sei a no? Sì. Okay. Cos'è la fantasia per lei? Il lavoro, ti piace tanto. La fantasia è il lavoro? Per me sì. Che lavoro tanto. Quanti anni ha lei? Io ce n'ho 45. Mi porta molto bene, congratulazioni. E sono nonno tre volte. Nonno tre volte a 45 anni? Quindi si è fatta la fuiuta lei? Sì, due. Quattro. Quanti figli ha? Sei. Quattro. Quattro figli? Signora, gli ho dato di sette, va bene? Senti, che cosa vuol dire per te essere maschio? Oppure ti sei sentito mai femmina? Avresti voluto mai essere femmina? Essere maschio non vuol dire quasi niente, è solo un condizionamento sociale, secondo me. E purtroppo io sono condizionato a questa grande maggioranza. E certe volte forse anche ho invidiato chi è più libero, lo chiamo libero, la persona che riesce ad amare un animale, un sasso, uno dello stesso sesso, perché io non ci riesco, però un paio di volte magari avrei voluto, perché ho magari incontrato un uomo talmente affascinante per le sue capacità artistiche o la sua eleganza. L'immagine in questo momento di Gabriele che ci arriva è di un uomo rilassato, con tutte le paure, le fobie, gli stillicidi interni. È un uomo che sta a casa, rilassato, con le sue responsabilità e ci sta raccontando la sua visione di uomo, di maschio. Siamo tutti maschi all'infuori delle persone che ci stanno collaborando, che sono donne. E ci siamo rotti un po' i coglioni. Chiaro? E allora Daniele in questo, Gabriele in questo momento ce lo sta rappresentando e noi ringraziamo Gabriele come l'arcangelo che ci sta rappresentando l'idea di maschio di fronte al mondo. E quindi qual è la domanda? La domanda è il titolo, uomo. Uomo. Hai una poesia sull'uomo, cosa pensi del proprio... Perché quando dico uomo... C'è dentro maschio-femmina, no? Certo, uomo, sì, ho capito. Per identificare invece dovrei dire maschio. No, ma no. Io quando dico uomo dico pantaloni. Ah! Cosa intendi per uomo? Cos'è? Che vuol dire intendi pantalone? Non lo capisco questa cosa. Cioè, io quando dico uomo intendo il maschio, non intendo... Il maschio può essere anche una specie descritta come specie animale, no? Un uomo è un uomo invece, quindi un maschio è quello che vive distinti. Magari un uomo ha più di ideale, di spinta, qualcosa in più che distingue, come la ragione, come l'intelligenza stessa. Molti uomini si dicono essere intelligenti. Quando si dice quell'uomo guarda quanto è intelligente, il cliente dice guarda quanto è intelligente quel maschio. Perché basi il maschio agli istinti, credo, basiamo. Quindi essere a volte meglio un po' maschi, un po' uomini bisogna essere, credo. Un po' e un po', senza precludere l'uno all'altro. Senza giudizi e pregiudizi, magari. Giusto così, credo. Tu che ne pensi, Salvo? Io penso che tu sei maschio. Grazie, Salvo. Grazie veramente, di cuore. Maschio. 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 Maschio, sempre maschio. Lei è un maschio? Sì, io sono un maschio. E che maschio è? Con la M. Guarda, io ho tra le cose che faccio, la mia più grande passione, lavoro con le marionette, no? Lavoro con le marionette, con la figura, che è esattamente il sostituto dell'uomo. E forse nella marionetta il non essere maschio, essere femmina...
La marionetta è uomo, per come lo vorrei io. E per come è vero che sia, perché l'uomo fa parte di un disegno più ampio. Nella nostra società l'uomo, forse come dici tu, lo associo anch'io ai pantaloni. Cos'è la femmina? Che ruolo ha per te in generale, per l'uomo? Che rapporto hai la femmina? Che cos'è la femmina? Ma il termine femmina non mi piace molto, preferisco quello di donna piuttosto che di femmina. È una, non perché sia brutto, ma perché poi nell'accezione comune la femmina diventa quasi, quasi un termine da oggetto, perché definisce un genere diverso dal tuo. La donna è semplicemente una sfaccettatura diversa dell'uomo, ha delle, come dire, ha delle proprie peculiarità che sono diverse, ha delle sensibilità a volte diverse, che poi non sono così diverse, perché in realtà in ognuno di noi sai che c'è una parte più sensibile, una parte più femminile e una parte più maschile, sia nelle donne che negli uomini. Semplicemente le donne sviluppano di più una parte, noi ne sviluppiamo di più un'altra. Il giusto equilibrio dovrebbe esserci in ognuno di noi. Oggi il vero maschio è la donna, perché cioè senza padre si cambia lo stesso, invece la donna, che significa anche essere madre, cambia lo stesso, un figlio o una figlia, e si può andare anche a lavorare. È interessante quello che sta dicendo, molto interessante, cioè il maschio è più la donna che non l'uomo, cioè certo, che non il maschio. Perché la donna può fare di tutto, la donna, il maschio è più debole, diciamo, come essere portato a certe cose, invece la donna si alza le maniche e va e fa di tutto. Mentre il maschio ha più, diciamo, è più debole in certe cose. Quanto siamo maschi e femmine, da parte mia non è sempre stato uguale. Oggi sono più maschio di prima. Cioè, più maschio, sì. Queste scatole che ho riaperto mi stanno facendo rivedere la femmina che ultimamente ho perso. Forse volutamente, forse anche violentemente, sono più maschio in questa fase della mia vita, forse per difesa. Il maschio porta i pantaloni, il pantalone è per il maschio, lo portano le donne. Il maschio può indossare la gonna, il maschio è la casa. Il maschio è inconnotabile, perché ogni connotazione sarebbe limitante. Per quando firma si fa quel lampetto rosso. Hai visto per esempio come ho interagito con questa donna? Ti è piaciuto? Come ho trasformato? Non mi era mai venuto in mente di ottenere un numero di telefono così. Ora mi toccherà anche chiamarla. Ricordano le bambine dolci. Ma non è carino, guarda. Carino. Ma l'hai visto com'è piccino, guarda. Guarda qui, beh, guarda, guarda. Papà, veniamo qua un giorno, ci sfoghiamo tutti. Infatti, potevamo fare qua. No, qua devi fare tu una cosa che fai così, parti. Non c'è bisogno di essere nudo. I vestiti te li puoi anche tenere. Però parti senza niente. Senza niente. E ti fai, per dire, un'escursione nel bosco di 3 giorni. Dove sei, per 3 giorni. Sei padre. Sono padre. Il tuo rapporto col padre. Chi è il padre? Chi è il padre? Chi è il padre? Turi, mi hai fatto una domanda difficile. Difficile. Chi è il padre? Anche in questo, per quanto mi riguarda, non ti posso dare una risposta. Anche il mio essere padre è mutevole. È mutevole. E per me il padre è qualcosa di importantissimo. Non è il padre per me solo biologico. Io ho avuto la fortuna di avere molti padri. Nello stesso tempo credo che nell'essere io padre sto lavorando
a essere padre un po' di me stesso. Non voglio parlare del mio rapporto con mio figlio, che comunque mi piace ed è straordinario ed è tutta la mia vita, ma non so dirti. La domanda qual era? Chi è padre? Chi è il padre? Chi è il padre? Il padre è il maestro, credo. È il maestro, è la guida. Può essere una guida spirituale, può essere una figura di paragone, può essere... Quindi può essere tante cose un padre, credo. Anche un padre sceglie di essere qualcuno, se essere un padre, se essere qualcos'altro. Quanti padri ci sono che sono tutto tranne che padri? Non ci sono padri che sanno fare veramente bene il padre. Ma questa è casa tua, Costanza? Ma sai che io conosco questa casa moltissimo? Immagino. Ma più di quanto tu possa immaginare? Qua dove ce la si viene? No, mi viene la pelle d'oca solo entrarci, ma c'era anche mio padre. Mio padre aveva lo studio qua assieme a Sivieri. Questa stanza qua. Qua mio padre aveva lo studio. Che ricordo hai di mio padre? Bellissimo. Eccezionale. A parte che oggi ho visto delle espressioni tue che me lo richiamavano. Probabilmente me lo ricordo sempre con i capelli che avevano lo stesso colore di quelli che hanno i miei adesso, e che erano era il colore dei capelli più rassicurante, e lui era uno rassicurante. Tanto ti ringrazio comunque di essere qui, perché per me è veramente un piacere, lo sai, cioè io è una grande occasione. Però, forse è una cosa che non ti ho mai chiesto, però veramente credo che sia importante che io lo sappia. Che cosa pensi di me? Ma cosa può pensare un padre di un figlio? Non lo so. Beh, il fatto che si stia qua insieme oggi, dietro tuo invito, no? Che io ho accettato con il mio cuore, mi fa molto piacere. Perché stare assieme, parlare, cercare di conoscersi più a fondo di quanto ci si conosca è molto importante. Parlare e aprirsi, parlare e dirsi le verità e guardarsi negli occhi e dirsi quello che si pensa e capirsi. Ecco, noi stiamo facendo questo oggi. Quindi grazie per avermi invitato. Grazie a te, perché per me è veramente un piacere quasi inaspettato. Io devo dire sinceramente, non fino all'ultimo non pensavo che tu venissi. Perché no? Invece mi ha fatto molto piacere. Però... E ti dirò di più, che se continui ancora ad invitarmi, mi farà ulteriormente piacere. No, lo farò. Perché io voglio in qualche modo, attraverso questo lavoro, creare una sorta di dialogo con la società, cioè di mettermi in connessione e soprattutto fare in modo che il mio lavoro finalmente diventi un lavoro retribuito, perché come sai... Il nostro è un lavoro molto precario, probabilmente, però il fatto di farlo comunque, ciò non vuol dire che non sia un lavoro. Ma certo. Questo me l'hai insegnato tu. Certo. E soprattutto ti rende libero, perché una forma di felicità nella vita è fare quello che si vuol fare, scegliere. Quando si sceglie il proprio lavoro, si è felici, anche se si incontrano tantissime difficoltà. Tu lo hai scelto, sei felice, incontrerai difficoltà, ma sono sicuro che hai la testa dura, e questo hai preso da tuo padre, ne uscirai fuori con onore. Eh? Grazie. Grazie a te. E poi c'è il regista che comanda tutto loro, tutto lui, significa quello che dice il regista non c'è... Niente che che ti può dire, sai, che io questa cosa non la faccio. Dice, il regista dice, chi sa fare questo? Ciao Mario, ciao. Allora, siamo qui. Allora, il tuo ruolo in questo progetto sarà la morte.
Io vorrei, ora ti do la battuta, vorrei che poi tu la capissi come interpretarla, però innanzitutto vorrei che tu scegliessi tra gli oggetti che hai a disposizione un oggetto che possa rappresentare questo personaggio. Questo personaggio, la morte. È un passaggio, è una rigenerazione, non ho un rapporto... tranquillo con la morte. Poi sulla morte avrei tanto che dire, nel senso, tutti i momenti di morte che hanno riguardato la mia storia mi hanno, la morte di altri mi hanno totalmente cambiato. Però se la domanda era la mia morte, non ho paura, non ho paura di questa cosa qua, anzi. Capire la morte per capire la vita. Si parte con la morte come senso buio, come quella morte che il protagonista vive emotivamente nel passare di aver perso il suo essere, il suo sé. Utilizzare le paure e il disagio della precarietà del tempo per viverlo al pieno. È la base della vita la morte, come pensiero. Devo pensare che un giorno devo morire per vivere bene. Se no come faccio a vivere? Da vivo. È la spinta, l'energia quella. Devo pensare che domani può succedere qualcosa, ma non in senso fatalista, se no per essere dal panico. Per avere massima spinta e concretizzare al massimo il mio tempo. Quindi se devo fare un abbraccio, devo dare un abbraccio a qualcuno, lo faccio subito, senza pensarci due volte, senza rimandare, perché domani potrei avere meno tempo. Se devo dire una cosa bella, la dico. Se devo salvare una persona da cattive geste, lo faccio subito senza pensarci due volte. Bisogna perdere poco tempo perché abbiamo poco tempo. E credo bisogna ottimizzare le cose che facciamo, credo. Perlomeno questa è una cosa che mi dà molta spinta nella vita, mi fa pensare moltissimo. Quando vuoi. Capire la morte è come capire la vita. Significa ho perso tutto tempo a cercare sta vita. Come quella morte che il protagonista vive emotivamente nel pensiero. Come quella morte che il protagonista vive nel pensiero della mia mente, nel mio sé. Utilizzare le paure e il disagio della precarietà. Utilizzare le paure e il disagio della precarietà. Un nesta morte. Un neuse, no, a morte. Un neuse. Forse con la morte si può instaurare un rapporto ironico. Proprio perché c'è la consapevolezza dell'ineludibilità. Non me lo pongo come un problema, ma almeno per ciò che riguarda la mia di evenienza. Per quella degli altri, sicuramente scattano vari meccanismi che me la fanno ritenere origine anche di privazione e di sofferenze. Leggi la voce alta, non sentiamo. Capire la morte per capire la vita. Si parte con la morte come un senso di buio, come quella morte che il protagonista vive emotivamente nel pensare di avere perso il suo essere, il suo il sé. Protagonista vive nel pensare. Nel pensare. Che cosa sta pensando? Di aver perso il suo sé. Il suo sé. Lo hai perso. Ma un cazzo mi tu sei. Ho visto sé. O cerco. Torni indietro. Dov'è questo cazzo di sé? Partito? Ok. Aspetta, perché così si è messo. Così? Così? Penso che sono i piedi. Aiuto! E tu dai voce a questo cazzo. Ci sei? Questo è il tono. Dico azione, dopo che ti dico azione, conta due secondi e parti. Azione. Aspetta. Ti dico azione, dopo due secondi parti. Angst. Aspetta,
ti dico azione, dopo due secondi parti. Fermo tu così. Guardami, guardami sì, sempre. Vabbè. Azione. Capire la morte per capire la vita. Capire la morte per capire la vita. Si parte con la morte come senso di buio. Si parte con la morte per... Da capo. Capire la morte per capire la vita. Capire la morte per capire la vita. Si parte con la morte come senso di buio. Si parte con la morte come senso di buio. Come quella morte che è il protagonista. Come quella morte che il protagonista vive emotivamente. Vive emotivamente. Nel pensare di avere perso il suo essere. Nel pensare di aver perso il suo essere. Il suo sé. Il suo sé. Utilizzare le paure e il disagio. Utilizzare le paure e il disagio. Della precarietà del tempo. Della precarietà del tempo. Per viverlo appieno. Per viverlo appieno. Ti sei fatto manco una risatina. Ecco. Cos'è il valzer per te in generale? Ah, il valzer è una musica bellissima. Il valzer è una musica che è il ritmo della vita. Il valzer, quando si balla, si rotea. E roteando è come se si mimasse il ciclo dell'universo. È un po' come i danzatori sufi. Ti fa dimenticare, ti fa entrare in un vortice, quindi ti fa quasi dimenticare la realtà, ti fa stare in aria. Il valzer è bellissimo. E questa ha una corrispondenza con l'amore? D'amorosi sensi, appunto. Beh, ovviamente è una metafora dell'amore, una metafora di un vortice che ti prende. Immagino che l'amore un po' per tutti sia così. Il tuo amore? Il mio amore per il valzer? No, il tuo amore in generale, oggi, come lo vivi? Sei fidanzato, sei sposato? Come il valzer. Un capitolo che vuoi tenere chiuso? L'amore? L'amore è come il brodo di ceci. No, vero? Io ti ho risposto. L'amore è il brodo di ceci. Questo penso sia abbastanza. E quindi sei... Penso sia abbastanza. Riluttante in questo momento. Rilutto. Amore. C'è la famiglia ci sopra. Amore. Amore. Fai pause. È la bellezza intorno a noi. Tre respiri. È il divino. No, tre respiri. Prima di cominciare a parlare. A questa altezza ti devi abbassare, sennò esci fuori campo. Quindi appena arrivi a questa linea bianca che tu vedi, la vedi questa linea bianca? Amore è la bellezza intorno a noi, il divino intorno a noi. È l'identico che è in ognuno di noi. Amore è la bellezza che è intorno a noi, il divino che è in noi. Sai fare piriti? Un bel pirito, proprio una bella scorreggia. Ma sai quella scorreggia proprio che invade una casa come quella barzelletta dopo quello che ha scorreggiato? Dice, scusate, posso fumare? Proprio non so come fartelo capire. Cioè, cerca di essere svuota. Sì, svuota l'aria. Svuota l'aria che c'è dentro. Fai un bel pirito, noi non ti preoccupare, non ti diciamo niente. No, no, non è così. Fai una bella scorreggia. Liberati, cazzo. Fai una pernacchia, vomita. Fai qualche cazzo di cosa, perché sei impalato. L'ultima volta che hai fatto l'amore. È la bellezza. L'ultima volta che hai fatto l'amore quando è stato? A Natale o ieri sera? Ciao Angelo. Ciao. Allora, il personaggio che ti ho dato è la musica. Sì. Ora stiamo mettendo degli oggetti. Sì. Tu dovrai scegliere uno di questi oggetti che rappresenta questo personaggio che ti ho dato.
e poi darò la battuta che tu dovrai leggere. Sì. Innanzitutto iniziamo con la scelta degli oggetti. Sì. Perfetto. Batteria. Questo è il tuo oggetto. Questo qua invece è la battuta che ora ti prego di leggere, la musica, la terza in fondo. La musica è femmina, il valzer è maschio, la musica come leggerezza... Mettiti musica... in mutande. Mettiti... In mutande. In mutande? Sì, puoi metterti in mutande? Sì. Mettiti in mutande. La leggi in mutande. Ma lo vale? Sì, sì, in mutande. Ma io mi vergogno. Tranquilla, in mutande, siamo tutti maschi qua. Insomma. Siamo tutti maschi. No, c'è cioè... Siamo tutti maschi. A posto. Vai a MC. Vai, vai, vai. Tranquillo. Ok. Dalla Federico lo esce fuori questa roba. Federico esce... sei attento al portafoglio. Ok. Okay. In mutande significa solo le mutande. Ah, solo. Ok, perfetto. Ok, benissimo. Ottimo. Ah, Gian. Gianni, prendilo. Gianni? Tieni, caro. Ok, ripartiamo da zero. Ok. Che cos'è per te l'amore? L'amore... Ma ultimamente ho dei dubbi sull'amore. Non so se veramente esiste l'amore nel vero senso della parola. Certamente in gioventù sì, esiste. Ma con l'età forse è qualcosa che viene meno. Idealmente cosa dovrebbe essere l'amore per te? Ma l'amore si potrebbe manifestare in tante cose, principalmente nel rispetto. Nel rispetto della famiglia, della società. L'amore in questo senso. Amore è la bellezza che è in ognuno di noi! Pernacchia! È l'identico! Che in noi! Maschi che ballano. Con i maschi. Maschi che ballano da soli. Essere soli per capire il valore di una coppia. La musica condivisa. Ascolto condiviso. Va di ridirla, però l'importante è che perché mi sembra che non hai chiarissimo il senso delle frasi. Sì, è vero. Quindi rileggitela un attimo con calma e capisci intanto il senso di quello che stai dicendo. Scusa, io andrei veloce su questo, mi è piaciuta molto questa cosa, Lucia. La musica. No, quello sì, assolutamente, però voglio capire anche le parole, però mi sembra importante capire le parole. Questa che tu bah. Quindi concediti spazio, no? Quando dici la musica è. Va bene. Allora, non andare tutto di seguito. Ti do anche un'altra interpretazione, Luigi. Guarda la sala e pensa a quello che ti sto dicendo io. Pensalo. Che tu capisca o non capisca, non me ne frega niente. L'hai pensato? Non l'hai pensato. Pensalo, guarda la sala pensando a questo. Che tu capisca o non capisca, non me ne frega niente. E poi lanci la battuta. Altri luoghi, altri spazi. La mia città che amo follemente. Ne ho avuti di successi, spero di averne altri, ma insomma non mi interessa, francamente non mi interessa il successo. Il successo nell'amore. Il successo nell'amore è una storia troppo invece diversa. Cioè svegliarsi la mattina. Quello è un'altra storia. Non... Buona giornata. Ecco. Col pace. Ecco. Bravo. Ecco. Quel successo. Allora, in questo successo non ho successo in questa fase della mia vita ed è quello che ti dicevo prima. Dipende, non lo posso nominare questa frase perché se la nomino perdo l'asset del film. Non posso dire perché poi farò un film. È bellissimo. È la cosa più bella. Questa cosa che hai detto è bellissima. Questa cosa è bellissima. È la cosa più bella del mondo. È la cosa più bella del mondo. E io ho capito che sta in questo atto.
attimo di secondo che si chiama condivisione con quella parte femminile. E quando la trovi dentro di te, cioè baci te stesso. Quello, mi sto... quando baci te stesso. Bravo, mi sono commosso. Salvatore, in questo momento sei single? No, io in questo momento sono veramente innamorato. Ho incontrato l'amore perché ho fatto spazio alla mia vita. Che vuol dire? Ho sofferto tanto in amore. E ho alle spalle due matrimoni, alcune relazioni che ritenevo fossero importanti, invece queste relazioni si sono poi rivelate il movimento propedeutico affinché io trovassi la relazione in cui mi trovo, nella quale mi trovo. Ho pregato tanto, io sono di fede buddista, pratico Nam-myoho Renge Kyo, ho uno psicoterapeuta, ne avevo prima un altro, e leggo continuamente, confronto varie letture e ho cercato proprio di fare spazio nella vita affinché trovassi la cosa giusta al momento giusto, la persona giusta al momento giusto. Io auguro al mondo intero una relazione così potente. Una relazione così potente è una relazione che ti fa lavorare, nel senso che più potente è, e nel caso mio che sono un pensatore, filosofo, artista, si scatenano un sacco di sensazioni, cioè il mio gemello demoniaco, il mio sabotatore che tutti quanti noi abbiamo dentro, mi rompe i coglioni, mi mette a volte in agitazione, mi fa far salire la pressione, mi scatena momenti d'ansia, ma sono nulla, che hanno nulla a che vedere con i momenti di profondo amore, di profonda relazione. A più bella poesia se tu vita mia, regalandomi gioia, amore e felicità. Non basta una vita sana per dicere, tu sei l'amore, sei tua felicità. La musica è femmina, il valzer è maschio. La musica come leggerezza, musica come colonna sonora della vita. La musica è il valzer del Danubio blu. Maschi che ballano con i maschi, maschi che ballano da soli. Essere soli per capire il valore di una coppia. La musica condivisa, ascolto condiviso. Eternamente noi siamo una cosa sola, o bene contro il male, l'amma vinciuta noi. E questa è la musica. Attenzione, concentrazione, non partire subito, Luigi. Attenzione, azione! Amore è la bellezza che il divino ci ha dato per sostenere il mondo. Amore è la bellezza che il divino ci ha dato per sostenere il mondo. Per svilupparci. Per svilupparci. Per credere in noi e dedicarci ad altri. Per credere in noi e dedicarci ad altri. Che nascono dal nostro amore. Che nascono dal nostro amore. Amore è il dire dei poeti. Amore è il dire dei poeti. E la rabbia di chi dall'amore ha ricevuto abbandono. E la rabbia di chi dall'amore ha ricevuto abbandono. È un sentimento identico per tutti. Un sentimento identico per tutti. È diverso per tutti. L'amore è un cammino dove l'unico modo per viverlo è amarlo. L'amore è un cammino dove l'unico modo per viverlo è amarlo. Qualcuno litiga. Si litiga spesso in famiglia. Sì. Beh, si litiga con le persone con cui ha a che fare più frequentemente, no?
difficile litigare con uno che abita all'altro lato del mondo. Ti sei mai arrabbiato? E quando e perché? Mi sono arrabbiato, ho avuto un lungo periodo di rabbia nei confronti della mia famiglia, che è corrisposto in un periodo di grossa chiusura per me. Quindi sì, mi sono arrabbiato. Come hai reagito? Ho reagito con la chiusura, col chiudermi in me stesso, quindi stando molto a casa, ingrassando molto, non esprimendo forse la rabbia. Forse se l'avessi espressa in un qualche modo avrei evitato questo periodo di chiusura, insomma. Oggi come la esprimeresti la rabbia? Bah, la esprimo vivendo con il teatro, con lo sport. Diciamo che la sublimo in un qualche modo nelle attività che faccio. Comunque tendo ad essere una persona calma, per cui non ho molte occasioni di arrabbiarmi, per fortuna. Madonna, che cos'è questa cosa? Ai tempi di Mao, questa era la famiglia ideale. Ai tempi di Mao? Sì. La famiglia ideale. La famiglia ideale? E che c'è di ideale in questa famiglia? Che hanno tutte e quattro le camicie bianche, tutte quante sono rossi? Ma poi il rosso un po', magari la. Di certo non è la fisionomia dei cinesi. Ma... No? Andiamo. Ah, c'è Sant'Agata qua. Certo, vedere Sant'Agata in questa casa è bellissimo. Mamma mia. Tu che rapporto hai con la fede? Domanda difficile? Con ricoperto di foglia d'argento e foglia d'oro. E se ne vendono tante di questi? Qualcuna sì, qualcuna... Per esempio questo qua quanto costa? 130 euro. 130 euro. Fede è fede. Fede è il bambino che si affida al latte materno. Fede è il bambino che si affida al latte materno. È la liberazione della mente. È la liberazione della mente. Fede è l'anello al dito della propria metà. È l'anello al dito della propria metà. È fede perché ci si affida. È fede perché ci si affida. La preghiera è il mezzo di fede. La preghiera è il mezzo di fede. Ok. Ti fa commuovere questa cosa. Come mai? È una cosa che sento. Credo nel sole, credo in quello che tocco con mano, credo poco nelle speranze, credo molto nel credere, perché credere ti immobilita, la speranza ti blocca. E credo che se butto un po' di acqua in una pianta, lei sta meglio e il sole la fa stare meglio pure. Quindi, essendo che sono composto in parte da terra, acqua, minerali e dosso. Penso che anch'io sono un figlio. Visto, mi prenderei per pazzo, ma credo che sia figlio del sole. Siamo germogliati come delle piante, anche noi, credo. Siamo delle belle piante, ecco. E quindi andiamo annaffiati. Per essere annaffiato ho bisogno di gesti. Un semplice sorriso annaffia. Fa annaffiare il sorriso. È meglio dell'acqua a volte, sai? Se hai già bevuto è meglio dell'acqua, se ancora devi bere è meglio l'acqua più, che ti fa uscire fuori il sorriso. Fede è fede. Fede è il bambino che si affida al latte materno. È la liberazione della mente. È la liberazione della mente. Fede è l'anello al dito della propria metà. È l'anello al dito della propria metà. È fede perché ci si affida. È fede perché ci si affida. Fede perché ci si affida. La preghiera è il mezzo di fede. La preghiera è il mezzo di fede. La preghiera è il mezzo di fede. La preghiera è il mezzo di fede.
è quello che sta distribuendo? Sono le crociere di Sant'Agata. Che significa? Questo. Cosa significa? Non te li capisco. Ah, per il cappellino. No, la sta distribuendo. No, no, no. Calma. Ti l'ha presa, però. Se non mettete le mani. Non ce n'ho più. Finito. Ragazzi. Da quanto ti metti il sacco tu? Io 8 anni circa. 8 anni circa. Perché se hai la voce rauca? Perché? Cosa grida? Della Sant'Agata. Ma sei molto devoto? Sì. Quanto? Tanto. Esageratamente? Grazie, finito. Sì. Cos'è l'età? Che cos'è l'età? È una cosa meravigliosa l'età. L'importante è non sapere qual è la scadenza finale. Se sapessi, anche a 20 anni, se uno sapesse quando deve morire, sarebbe tristissimo, sarebbe un conto alla rovescia. Invece la cosa bellissima è che anche a 80 anni, a 90 anni, non si è mai almeno consapevoli di poter vivere almeno un altro giorno. Una volta ho visto un'intervista con Paola Borboni, che era molto carina, perché era una persona che ancora molto anziana faceva progetti per il futuro. E c'era il giornalista che le faceva le domande e poi a un certo punto ha detto: però lei, dice, alla sua età ancora continua a fare dei progetti. E lei, molto, molto arguta come è sempre stata, diceva, si ricordi, giovanotto, che non si è mai abbastanza vecchi da non pensare di vivere almeno un altro giorno, e non si è mai abbastanza giovani da essere certi di vivere almeno un altro giorno. Il tempo è un viaggio che evidenzia, in modo quasi meccanico, un processo di cambiamento iniziato molto tempo fa, quando il tempo scorreva in modo fluido, come se le lancette del tempo camminassero in modo meccanico. Il processo di cambiamento. Il tempo è un viaggio. Il tempo scorrerà in maniera fluida, come se le nostre lancette si muovessero in modo meccanico. Il tempo è un processo di cambiamento che scorre in modo quasi meccanico. Scorre in modo fluido, come se le lancette del tempo si muovessero in modo meccanico. Io ho iniziato così, come madre natura mi ha portato a iniziare, no? In un concetto che si chiama improvvisazione. Appena ho avuto paura della mia improvvisazione, mi sono perso. Sta piovendo. Ah, io, stavo tranquillo, riprendiamo mentre proviamo, è bellissimo. La tua sensazione su chi si perde, quando si perde, ci si perde. Cioè, io mi perdo continuamente. O meglio, è un po' un paradosso per me. Tutta la mia vita, anche un po' una disciplina che mi do nelle cose, è fatta per non perdermi, perché la mia natura è perdermi. Oggi sto iniziando a capire il valore del perdersi, e quindi il perdermi non mi spaventa più. Lo inizio un poco a cavalcare, o comunque è più cosciente questo perdermi, e riesco a gestirlo di più. Non ce ne sono persone che non hanno paura, io paura ce l'ho. Quando si mette in mare male, me ne devo andare, cerco di andarmene a casa, e oggi come oggi
già c'è il meteo che parla e dice no, mare forza 5, mare forza 4, è inutile che uno fa l'eroe per andare a mare. Sì, ma io ho fatto la domanda, il maschio, il rapporto del maschio con la paura? Con la paura. E il suo rapporto con la paura? Il mio rapporto con la mia paura è certe volte la paura per andare al mare c'è, sì, c'è. Però certe volte voglio vincere anche la paura, diciamo. E come si fa? E come si fa? Perché giustamente se faccio questo tipo di lavoro lo devo fare, devo vincere la paura e devo non rischiare, però devo essere più forte, diciamo. La paura è utile perché ti pone delle domande e ogni risposta è saggezza. Paura per ciò che conosciamo. Non esiste paura per ciò che non conosciamo. O esiste, è uno scuotimento dell'anima, un sussulto paralizzante o un'invocazione ad agire. La paura delle paure è il sentimento più destabilizzante, perché è un agire senza una direzione o senza un senso. La paura. Cos'è il teatro per te? Per me il teatro è la vita. Io non concepisco la mia vita al di fuori del teatro. Ho sognato questo mestiere fin da piccolo, anche se da piccolo avrei voluto fare il cantante. Comunque restiamo sempre nell'alveo della vita artistica. Ma il teatro per me rappresenta la summa di qualsiasi espressione artistica. Il teatro è un atto d'amore, è un orgasmo. L'attimo in cui si apre il sipario si crea un atto d'amore fra l'attore che recita e il pubblico. È come se fossimo un uomo e la donna. L'uomo è il teatro e la donna è il pubblico. E per il momento d'amore si crea questa simbiosi, questo accoppiamento da cui nasce la magia, da cui nasce il momento magico, da cui nasce questo momento irripetibile del teatro, perché uno spettacolo non è mai uguale a se stesso, c'è sempre qualcosa di diverso e guai se non lo fosse sera dopo sera. Io sono il teatro. 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 Teatro è fruizione di un canto d'arte fra due o più persone. Il teatro è fruizione di un canto d'arte fra due o più persone. L'attore e lo spettatore. L'attore e lo spettatore. È la costruzione e rappresentazione di una storia. È la costruzione e rappresentazione di una storia. In teatro si recita il già vissuto. In teatro si recita il già vissuto. In quanto scritto. In quanto scritto. O il già agito nell'improvvisazione. O il già agito nell'improvvisazione. Il teatro è uno strumento di confronto. Il teatro è uno strumento di confronto. Il logico o logico. Il logico o logico. Che crea lo spettacolo. Che crea lo spettacolo. Col suo dissenso o il suo assenso. Con il suo dissenso o il suo assenso.
La casa è il rifugio di ogni uomo. Può essere in miniatura oppure grandissima, ma è sempre casa. La casa è famiglia. In ogni casa ci sono delle cose. E quando cambiamo casa, queste cose le portiamo con noi in un'altra casa. O in attesa di un'altra casa. Dimmi una cosa, riusciresti a mettere tutta la tua vita dentro un furgone? L'ho già fatto. Adesso? Sì. Ti racconto un'esperienza. Nel 2008 io stavo facendo Daimo, facevo una mia ringhiò davanti al Gonzo e a un certo punto ho deciso di andare a farmi prestare dal titolare del supermercato un carrello. Ho buttato qualcosa come 10-15 carrelli di roba a casa mia. Da lì ho iniziato a fare spazio. Questo spazio è arrivato ad oggi. E pulisci, sgombra. Ho casa e ufficio che non avevo da 20 anni. E ho un ordine che va sempre più sviluppandosi, e questo ordine ti permette un secondo step di selezione. Quindi se prima facevo fatica perché c'era un marasma, non sapevo quale scatola, oggi se mi viene chiesto carica l'essenziale dentro un furgone, oggi è molto più semplice, lo posso fare e carico l'essenziale. Rifacciamo da capo, attenzione, l'ultima buona! Silenzio! Vai! Io sono il presente! Io sono il presente! Io sono il presente! Io sono il presente! Non è più il momento di indugiare! Alziamo l'ancora! Salviamo! Salviamo! Un'esistenza che lotta è meravigliosa! Conosci la musica Il bel Danubio blu? Sì. Puoi aiutarla a rifarla? No, non la vuoi sentire, mi sono rimasto stonato. Provaci. Me la fai? Provaci con me. L'aiuto io.
Lai 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 la 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 dum 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 dum